Mio padre era un giornalista. Abitavamo a De Marina, ma la polizia lo ha accusato di passare informazioni segrete a dei ribelli. Per questo lo hanno arrestato. Quindi, quelle erano delle spie. Esatto, uomini dei servizi segreti. Sono convinti che catturando me riusciranno a far confessare mio padre. Per questo sei fuggito dalla tua patria. Se sono arrivato fin qui sano e salvo, lo devo soprattutto alla signoria Agnese, la mia insegnante che mi ha protetto da tutti i pericoli. Deve aver passato un sacco di guai. Noi draghetti progressisti contestiamo il ruolo tenebroso impostoci dalla tradizione. Ah, il dolce suono delle cornamuse. Com'è triste vivere da draghi quando esistono i cieli azzurri, i prati in fiore e il canto degli uccelli. Oh, potenza dell'acqua che svilisce l'avatico fuoco distruggitore. Oh, mio eroe! Ora basta, lascialo stare! La farò pagare cara, Morgan! In qualità di rappresentante della Marina Militare, ti dichiaro in arresto! Arrenditi senza opporre resistenza! Piccoli buffoni, siete soltanto un branco di incapaci! Potete convocare anche tutta la Marina Militare se volete! Questa volta non permetterò a nessuno di fermarmi! A nessuno! Non dovevi farti coinvolgere in questa storia per salvarmi! Non pensarlo nemmeno! Gli amici servono neanche a questo! Grazie, Kobe! Ho deciso di agire nel nome del mio ideale e nessuno mi potrà fermare! Basta, tanto è inutile! Mi fai paura! Se cadrò in nome del mio ideale, non avrò rimpianti. Tu vuoi fare una brutta fine? Ti sbagli! Io ho il programma di vivere a lungo e diventare un ufficiale della Marina! Ma se la dovessi farcela, avrò comunque battuto il mio ideale! Mi arrenderò! Ehi, Peppe, ti devo parlare! Tempo ora, tappo! Ma è importante! Chi se ne frega! Ho dell'alcol! Non bevo! Mica per quello, scema! Per medicarti! Non dirmi che è quel marmocchio, sarebbe assurdo! Calma, ora ti spiego. Mentre io mi allenavo, quel ragazzino ha fatto di tutto per poter partecipare a questo torneo. Scusa tanto, ma proprio non riesco a seguirti. Ti decidi a dirmi chi è? Devi sapere che prima di sconfiggere il Machine Buu cattivo, io espressi una specie di desiderio. Insomma, sperai ardentemente che rinascesse buono per potermi battere con lui. E anche se ti può sembrare strano, pare che la mia singolare richiesta sia stata esaudita. Cosa? Dici sul serio? Scusa, ma sei proprio sicuro che sia quel ragazzino? Oh sì, al 100%. E colui che mi batterà, non c'è alcun dubbio. Avrai sentito il suo nome, è Ub, e guarda caso è l'esatto contrario di Bu, Majin Bu. Che dici? Un po' strana come coincidenza, no? È pazzesco, hai sentito? Già, è da non credere.